Ciao e benvenuti in questo splendido stadio. Non potevamo sperare in un tempo migliore per l'incontro di oggi. Solleone, venticello, niente nuvole. Cosa chiedere di più? E allora mettetevi comodi e preparatevi a questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. Che spettacolo incredibile qui all'Estadio Dragão, uno degli stadi più importanti del Portogallo. Una gara che non mette nulla in palio, ma che sono sicuro stimolerà la curiosità di ben più di qualche spettatore a casa. Guarda Fabio, anche se la posta in ballo non è quella delle grandi occasioni, io personalmente non credo che i giocatori sottovaluteranno questa amichevole. La motivazione non è mai un problema quando si affrontano compagini di tale livello. Spero che lo spettacolo si riveli all'altezza dei valori in campo, tanto più che questo è un test ideale per provare qualcosa di diverso a livello tattico e magari per lanciare giovani di talento. Via la gara! Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Questo errore potrebbe essergli fatale. Passa a prova la conclusione. E la palla anche in rete. Cambia subito la storia della partita. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. Ha più per più con il portiere, ha dimostrato il suo senso del gol. Un po' inatteso da entrambe le parti. Si libera la grande. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Codella in avanti, possibilità, può colpire, hanno commesso una leggerezza, il corso è un rischio inutile. Ripartiranno con una rimessa laterale. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Il Valencia sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo ripressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile, con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. Cerca di lanciare il compagno. Può concludere! Allora finisce la rete! Questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca di stinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brivido. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Alza la palla in profondità verso un compagno.
possesso della palla nella zona centrale del campo. Servirebbe a questo punto un passaggio filtrante. Passaggio in avanti. Che sfista! Si coordina per il tiro. E sì, trova la rete! Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Già pregustano la rimonta. Chissà se ce la faranno. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Si gioca, si combatte, può ancora succedere di tutto. Interessante azione sulla fascia destra. Alla peggio nello scontro di forza. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. L'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Cerca il secondo palo. Rapido qui il difensore. Ferma il cross, ma concede l'angolo. Calcio d'angolo battuto corto. Pallone dentro. Salta e colpisce di testa. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Ottimo senso della posizione. Ha intuito bene la direzione del cross. Forse avrebbe meritato anche il gol. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Ci mette il fisico e conquista il pallone. La mette in avanti. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Il pallone lo stanno facendo girare bene. Sono in attesa dell'occasione giusta per cogliere di sorpresa gli avversari. Recuperano il possesso del pallone. Tentativo di allungare il gioco. Gelminia! Finalizzazione decisamente infelice. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Si riprenderà con una rimessa laterale.
stato un bel primo tempo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Le occasioni sono state tante, le squadre vanno a riposo con un solo gol di distanza, ma si ha l'impressione che il risultato possa cambiare da un momento all'altro. Una partita quantomeno imprevedibile. 2-1, gran bel primo tempo, tre gol, tante emozioni e sicuramente la ripresa non deluderà. Prime fasi della ripresa già in corso. Ci informano che non c'è nessuna novità nelle due formazioni. L'avversario recupera meglio. Hanno già riconquistato palla. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Ecco un'occasione di contropiede. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Ci mette una pezza. Può provare. Tiro davvero da dimenticare. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Lascia il campo, oggi si è fatto valere ed è entrato nel tabellino dei marcatori. Vince il duello fisico, fa su il pallone. Sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità. Ci prova! Parata notevole, non era facile. Palla riconquistata immediatamente. Gianmigna. Bella palla, lui deve tirare. La mette in rete! Pazzesco! Il tiro aveva un effetto pazzesco! Che tiro pazzesco! Ha calciato bene, si è coordinato nella maniera giusta, una conclusione splendida. L'ha messa proprio dove il portiere non poteva arrivare. Ha avuto subito un grande impatto sul portiere. Come è entrato in partita? È stato un cambio veramente azzeccato. Ci sono due gol a dividere le squadre. Il gol sembra quasi aver rotto l'incantesimo e adesso la gara entra nel momento più delicato. Ha bisogno del sostegno dei compagni in questo frangente. C'è la palla lunga in avanti. Intervento deciso, tutto regolare secondo l'arbitro. Riceve un pallone interessante. Lotta a perdere equilibrio. E trova il compagno. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Questo è un classico esempio di mancanza di lucidità, vedi Fabio? Questo fallo doveva essere evitato. Vediamo se può capitalizzare. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Intervento completamente sbagliato. Calcio di rigore, nessun dubbio. Sicuramente non era in programma, ma niente da fare. Vanno dagli 11 metri. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo.
E il gioco sta diventando un po' troppo maschio. L'arbitro dovrebbe prendere in mano la situazione con più polso adesso. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Non sbaglia! Possono tornare a sperare! Ha mantenuto i nervi saldi, freddissimo. Qui il portiere non ci è andato nemmeno vicino. Veramente un ottimo rigore. Ovviamente il distacco si riduce. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Contrasto regolare, punto, calcio di punizione. Sembra che l'arbitro voglia intervenire. Eh sì, una passa liscia, si prende un cartellino. Si allunga e trova la palla. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la munizione, prevedibile. E ora sono 4-4 i giocatori finiti sul tappino dell'arbitro per questa squadra. L'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Il Valencia ha fatto bene in questa occasione, deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Infatti. Può partire il contropiede. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Si avvicina l'arbitro, attenzione perché era già ammonito. E infatti, ecco il secondo cartellino. E poi il rosso. Lui protesta, deve fare attenzione a non esagerare, può anche peggiorare la sua situazione. Ora dovranno giocare il resto della gara a 10. Romero opta per il lancio lungo. L'azione si stava facendo pericolosa, ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Se ne va. Ottiene un buon calcio di punizione. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Pallone intercettato. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Posizione invitante, potrebbe anche provare una conclusione diretta. E questa può essere un'occasione fondamentale per chiudere magari la partita. Gialmigna! Decide di sfruttare la fascia. Fallo, calcio di punizione.
posizionato e spazza via la palla. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Manca pochissimo alla fine. Se vogliono segnare devono provarci adesso. Non c'è più tempo da perdere. Lancio lungo del portiere. Qualche istante e sarà tutto finito. Ottima giocata. La appoggia sulla fascia. La mette in mezzo. Pochissimo tempo a disposizione. Cerca l'uomo là davanti. È riuscito a passare. Allarga il gioco a destra. Nella tre quarti avversaria, tocca verso il centro, chance per tirare e finisce quindi la partita. Sono andati vicinissimi al pareggio proprio alla fine, ma non è bastato. Hanno portato a casa la vittoria con uno scarto minimo al termine di una gara senza esclusione di colpi. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Hanno giocato